Ecco qui, per fare i biscuit decorati, che serviranno per contorno torte, che sono bellissimi, dobbiamo fare l'impasto del pan di Spagna, che lo sapete fare, tanto io vi metto sempre la ricetta in descrizione e in alto al video, così andate a vedere, e quella delle lingue di gatto. Allora, io qua sto facendo 250 burro, 250 zucchero a velo, è tutto pari peso, eh? Poi aggiungerò 250 albume e alla fine 250 farina. E l'andrò a livellare su questi tappetini. Questi sono tappetini in silicone già decorati. Adesso facciamo prima gli impasti. Possiamo montare un pochino burro e zucchero a velo in planetaria. Tanto anche questa ricetta qui ve la metto in alto, che l'abbiamo già fatta, quella delle lingue di gatto. Comunque la sto riproponendo. Come monta? Mettiamo poco alla volta gli albumi, poco alla volta, e come si assorbe metteremo gli altri. Come assorbito, altro albume. Voi ovviamente farete una dose minore per casa, Si sono uniti gli albumi, andiamo a girare la farina. Come si assorbe spengiamo subito, Non la facciamo girare troppo. Basta. Questo sarebbe l'impasto delle lingue di gatto. Adesso noi, per fare i biscuit decorati, lo andremo a colorare. Allora, se io devo fare delle torte con ripieno di frutta, lo farò o giallo, limone o rosso fragola. Io invece le voglio fare con le creme, lo farò al cioccolato o verde al pistacchio. Io qui lo farò al cioccolato, al cacao. Quindi vado a mettere un po' di cacao per colorarlo. Cacao, e adesso lo vado a girare con la marisa. A questo punto lo andremo a versare sul nostro tappetino. Adesso con la spatola l'andiamo a livellare e togliamo tutta quella in eccesso. Ecco fatto, vedete? Così vanno a riempire solamente gli spazi del tappetino, il resto lo togliamo tutto, perché adesso sopra qui ci andrà l'impasto del pan di Spagna. Allora, questa qua adesso, prima di metterci il pan di Spagna sopra, la mettiamo al congelatore, deve essere congelata, se no quando passiamo con il pan di Spagna sopra ci portiamo via tutto quanto. Allora, mettiamola al congelatore. Allora, ecco il pan di Spagna. Questa qua è una ricetta da 7 uova, quindi sono 7 uova, 2,50 zucchero e 2,50 di farina. Io vi metterò sempre il link per vedere tutto il procedimento del pan de Spagna che abbiamo fatto. Allora, con questa ricetta, quella che vi ho dato prima è questa, ce ne escono 3 tappetini di quelli che hanno una misura di 60-40, 60 cm di lunghezza e 40 di larghezza. Quindi regolatevi voi, il forno per casa sono la metà, quindi dividete questa dose che vi ho dato. È congelato, noi verseremo l'impasto del pan de Spagna sul tappetino e lo livelliamo fino a pari del bordino, di questo bordo. Livelliamo bene pari al bordino. Il pan di Spagna lo lasciamo del colore suo naturale. Adesso questa lo andremo a infornare a 210 gradi per 5 minuti. Controlliamo bene sempre, eh? Allora, la pasta, quella delle lingue di gatto che ho fatto sotto, che sarà la decorazione, si chiama anche pasta sigaretta. Se è freddo lo mettiamo al contrario sulla carta da forno e togliamo il tappetino. Guardate quanto è bello. Adesso questo andrà tagliato a misura e andrà nel contorno dell'anello. Ora vi faccio vedere come fare le torte con questo. È lo stesso identico, soltanto che è rosso, si può fare verde, giallo, come vogliamo. Allora, vi faccio rivedere il tappetino.
Ora vi metterò anche il link per dove prenderlo, a chi interessa. Allora, vedete qui le fantasie, che poi sono di tantissimi tipi, io perché ho questo. Quindi con la pasta sigaretta noi lo livelliamo proprio a far entrare dentro alle forme e togliamo tutta quella in eccesso. Mettiamo al congelatore, come è bello rappreso, lo tiriamo fuori e il pan di Spagna lo mettiamo a livellarlo fino qua, ai bordi. Con la spatola lo livelliamo bene bene, lo cuociamo a 2,10 per 5 minuti e il gioco è fatto. Adesso vediamo come utilizzarli nelle torte. Allora, diciamo, questi qua vanno conservati in frigo, coperti con la pellicola, e durano parecchio tempo, anche 2 settimane tranquillamente. Allora, prendiamo i nostri cerchi per fare le torte. Quindi, per foderare quello, vedete questi, poi voi la larghezza la vedete a secondo degli anelli che avete. Io ogni 2 righe è pari all'altezza del mio anello, quindi vado a tagliare lì per fare il contorno. La rotella vado a tagliare il biscuit. Scusate, ogni riga è pari all'altezza del cerchio, non ogni 2. Ecco qui, l'ho tagliato e adesso la vado a posizionare nel contorno del cerchio. Il disegno va attaccata al cerchio, Vedete, io lo faccio un pochino più basso, almeno è ancora più bello, che poi si vede un po' di ripieno, si vede il disegno con un po' di ripieno. Quindi facciamo il contorno. Se è più lungo lo tagliate, se il cerchio è più grande fate l'aggiunta. Ed ecco qui il contorno fatto. Questo è ottimo anche per fare i salami del re, i rotoli di Nutella. Lo girate, mettete quello che dovete mettere, Nutella, e poi sì, vedete come si arrotola bene. Guardate che bello un rotolo con questo disegno. A diverse applicazioni. Adesso procediamo come una solita torta normale, fondo, ripieno, eccetera. Quello che avanza lo chiudiamo con la pellicola e lo mettiamo in frigo. Il biscuit, questo qua, non va bagnato, solamente il fondo e i strati che verranno dopo, questo no. Eccolo qui tolto dal cerchio, vedete quanto è bello? E qui si vede lo stradino del ripieno. Ok, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.